Comincia dalla presentazione dell'opera scelta per il manifesto Il conto alla rovescia verso la 52esima edizione della Sagra dell'Oca di Mortara, che andrà in scena dal 28 al 30 settembre. Il concorso artistico per scegliere l'immagine che dovrà presentare l'evento per quest'anno è stato vinto da una mortarese, Tiziana Salè, che ha sbaragliato una agguerrita concorrenza. Sono molto felice, sorpresa, perché non me l'aspettavo. Fino all'ultimo momento siamo stati all'oscuro di questa visita, sono stato all'oscuro come tutti gli altri. E quindi, che dire, per la prima volta ho il mio manifesto con il mio occhio e con Trade. Il Comitato Sagra e Ascom stanno mettendo a punto gli ultimi dettagli dell'evento, che richiama ogni anno migliaia di visitatori e per il quale si sta affrontando un'operazione di rinnovamento con l'obiettivo di un ulteriore rilancio. Come Presidente del Comitato Sagra non posso che essere soddisfatto del lavoro svolto durante l'anno in fase di preparazione. Devo sicuramente ringraziare Edoardo Rossi, Presidente dell'ASCOM di Mortara, in quanto è sempre stato il nostro più animato sostenitore. Franco Tolasi, Presidente del Consorzio di Tutela Salame d'Oca di Mortara, che ha tenuto a regime tutto il consorzio per arrivare più pronti che mai alla Sagra. 52 anni di storia della nostra città, legati intensamente al commercio. Ci accingiamo quest'anno a preparare una Sagra che ci vede impegnati tutti i commercianti su tutti i fronti. Chiaramente noi lavoriamo tutto l'anno in sinergia con le varie strutture che lavorano alla Sagra, come il comitato organizzatore, il consorzio di tutela, per riuscire a tenere alto il nome del nostro territorio, del nostro prodotto locale. Molti dei nostri associati sono legati alla produzione, al mondo della gastronomia, della ristorazione, noi ne siamo consci ed è per questo che hanno tutto il nostro supporto. Tutte le iniziative intraprese vanno sempre più a concentrarsi sulla promozione del prodotto tipico mortarese per eccellenza, la gastronomia a base d'oca. Il Consorzio di Tutela del Salame d'Oca anche quest'anno si prepara la nostra sagra, la 52esima edizione, ovviamente con il nostro prodotto principe che è il Salame d'Oca IGP e quant'altro, anche tutte le altre peculiarità dei prodotti d'oca, tra il prosciuttino, il petto d'oca affumicato, i nostri patè e quant'altro. Ovviamente saremo partner anche quest'anno di Oca e Bontà con i nostri prodotti e con un menu specifico di degustazione con i prodotti d'oca e quant'altro.